Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Worms Revolution. Riprendiamo con la nostra rubrica credit direttamente da dove ci eravamo lasciati con la prima puntata. Non ho fatto altro anzi ero andato qui per curiosità, per andare a vedere nel menu personalizzazione. E c'è anche la possibilità di personalizzare i vermiciattoli. Ancora non li ho visti, adesso potremo vedere i miei vermi. Non è bello, Daris. Acquista verme Pepan Boot, guarda là, si sta allenando, bellissimo. Ruby, ma no. Boot, Pepan, acquista verme. Ma guarda scienziati, guarda esploratori, guarda bruti. Vabbè, qua molto probabilmente bisognerebbe conoscere un po' i a parte che non so quanto. Cioè, ho delle monete, dei soldi, le mie formazioni. In any pack of animals, a leader must choose its troops. Qualsiasi branco di animali, un capo deve scegliere le sue truppe. Tartarughe scelgono guerrieri in grado di gareggiare e mettere in sacco le lepri. Devi trovare il tuo criterio di selezione. Porta quattro vermi in battaglia. Migliora le dimensioni del tuo allevamento reclutando ancora altri vermi. Una selezione più grande significa più carne da cannone. Mamma mia, che spettacolo. All soldiers, crea formazione. Crea formazione per cambiargli nome. No, vabbè, basta che capiamo. Imposta come formazione predefinita. Rinomina formazione. Rinominiamo formazione All soldiers. Noi li chiamiamo gli sportiveggianti. Dov'è la maiuscola? Sì, vabbè, magari sì. Ecco. No, tutte maiuscole, maledizione. È per questo che io non scrivo mai sul non rispondo mai ai messaggi su Xbox. Perché non ho intenzione di attaccarci una tastiera, anche perché ce l'ho al computer. Dov'è la G, maledizione? Poi uno abituato alla tastiera del computer. Ah no, non mi va più. No, allora aspetta, dobbiamo togliere. Cancella. Non ci entrerà uguale comunque. Cazzo. 6 minuti per scrivere. Sportiveggianti, bella. Questa è la nostra formazione. Vai. Posso come formazione predefinita. Sì, siamo noi. Uniforme. Addirittura accessori. Guarda lì là. Ma sono quelli i miei sportiveggianti. Accessori. Non abbiamo niente per adesso. Ma no, aspetta. Però fammeli vedere quando coi buff. No, bellissimo questo. Mamma mia. Ma uno solo ce ne posso mettere di accessorio. Guarda lì che fighi. No, bellissimo. No, ma io ne voglio più di uno di accessorio, non uno solo, aspettate, no. Qua dobbiamo fare una formazione cazzuta e cattiva. No, così è un po'. Guardali che figata. Figata totale. No, io li voglio anche i piccoli marinaretti pittori, no. Voglio con gli occhiali. Con gli occhiali erano troppo da bulli. Guardateli che tipi da spiaggia. Ok. Ninnolo, cos'è ninnolo? Ah, un oggetto che si portano dietro. Hanno il pallone. Io direi di portarci. Oddio, l'orsacchiotto non è del limite. Portiamoci il pallone, va. E magari organizziamo un partitone. Pietra tombale. Ah, possiamo sceglierci anche. Oddio, bellissima come cosa, ma va bene. Voglio. No, questo è un po'. Così, dai, noi siamo più allegri. Perfetto. Danza della vittoria. Questa com'è? Ma non me la fai vedere la danza. Com'è?
No, ma dai, non si vede. Mi dovevi dare un'anteprima, maledizione. Vabbè, questa qua, questa faccia è irresistibile. Vai, quella là. Senti di suoni. Classica. Cioè. Ah, quando si. Cronista box, ok. Cyberverm. No. No, ma ce ne sono. Vabbè, dai, va bene quella. E fortino, addirittura anche un fortino ci abbiamo. Sì, sono quello, voglio verde. Così, ah, è quello. Perfetto, bene, quindi qua possiamo salvare le modifiche, sì. Possiamo personalizzare il nostro esercito per poi andare in battaglia. Che penso che sia per il multiplayer. Vabbè, comunque riproseguiamo per il nostro giocatore singolo. Ho fatto vedere un po' anche quello per... allora, il primo l'abbiamo fatto. Non è vero, sì. Perfetto, come facciamo a cambiarlo? Con questo. Pericoli. Il prossimo incarico introduce un tipo di pericolo molto comune. Apprenderà informazioni importanti da sfruttare in battaglia. Ho fatto vedere anche un po' la personalizzazione, perché comunque, vabbè, per vedere un po', visto che i video sono due, per darvi un po' un'infarinatura e anche per scoprirlo io, visto che, come detto, non l'ho mai giocato. Mi raccomando, come dicevo, ragazzi, I have in my hand a piece of paper. On it in crayon is written, it's war. How cool is that? Yes, it's time for the second training session. Okay, only will you learn how to kill worms. With advanced movement and weaponry such as mines, you'll also learn how to turn hazards to your advantage. Okay, we didn't get this sort of training in the Woodland Stoke Brigade Scouts, although we did kill trees. Okay. The final 15 seconds of the round. Come dicevo, seguitemi, mi raccomando, sempre la pagina Facebook, perché è lì che metterò i nuovi titoli per la prossima settimana. E già trovate il sondaggio lì sulla pagina Facebook, quindi potete andare lì a votare. Mettete anche mi piace, almeno rimarrete sempre aggiornati. Perfetto, ma devo ammazzarlo, c'ho qualcosa, no, non c'ho niente, non me ne fa neanche scegliere. Seleziona la mina. Sì, ma se metto la mina mi becca anche a me. Le mine sono azionate dalla vicinanza, rilasciane una qui e fuggi. Ho capito, ma... maledizione. Ah, ok. Ok, è andato. Da questa parte, ok. Spero che questo gioco, ragazzi, vi stia piacendo. A me sinceramente sta divertendo. Come detto, non l'avevo mai provato, quindi... ero anche io curioso, visto che... se ne sentiva parlare veramente molto bene, quindi... fa culo. Rilascia la mina sul bordo in modo che atterri proprio sul nemico e scappa. Là. E ho pensato sul cappello. Non si sta già disperando il nemico. Ok. Guarda il mio tipo con quegli occhiali da sole. Devo dire che come... cioè l'idea non è assolutamente male, poi soprattutto è divertente. Non so fino a quando possa essere alla lunga. Questo, vabbè, comunque sicuramente ci sbloccherà cose molto molto più interessanti più avanti, però ma glielo lancio proprio. Ma se scusa vado. Ah, ho camminato con la testa. Scusa. Merda. Merda. Ok, vai, dietro il culo. Salve. È andato anche puzzone. Ratti immondi, ma non sono ratti immondi, sono verdi. Ok, sono... no, allora aspetta che mi metto qua sopra, te lo lascio proprio, te lo appoggio sulla capoccia. Salve. Ok, lo sta anche guardando, tra l'altro. Come una foca, è rimasto una foca con lo zuccherino sul naso. Bene. Ok, è andato anche quello. Look, another hostile worm. Unbelievable. Dove lo vado a prendere? Da questa parte, ok.
E come detto, questo gioco poi sarà sostituito da un altro per la prossima settimana e così via. Quella è una torretta, secondo me, che vuole incularci. Quindi cosa posso fare? Penso, almeno è l'idea. Se te lo lascio là, non è vero. Questo? Ah, ok, me lo dice lui. Ok, look at that oil drop. Is it just landscape? In its current state, yes. If you blow it up, no. Then it becomes Mount Kiliwamjaro, spewing forth molten napalm in more directions than you can shake a spleen at. Ok. Come faccio a farlo? Aspetta, me ne vado perché sennò scusami. No. Non so se funziona quello. Cosa? Cioè io ho solo queste, quindi come posso fare a farlo esplodere se non avvicinandomi io? Ok. Vabbè, era giusto per provarlo. No, 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 ho sbagliato. Ho sbagliato il tasto per il salto. Ok. Spero di avercene altre di mine. Da questa parte fai attenzione alle mine. Aspetta, zoomami un po' perché sì, magari dove sto io. Ok. Sì, quelli stanno là sopra, non so, magari dovevo avere un fucile, forse. Facciamo un po' la visuale. Quello ha una calamita. Ah, ok. Resta sullo scalino, guarda verso destra. Ah, resta sullo scalino. Guarda verso destra e rilascia la mina. Oh! Quello di suicidio si chiama. No, su, dice che suicidio. Guarda là, per un macello. Ah, ok, però l'acqua l'ha spento per... Last of the hostiles and last of his family tree if all goes well. E intanto stai continuando ad esplodere il mondo. Piazza l'ultima mina qui. Attiva la mina avvicinandoti, poi fuggi velocemente. Ok. Sì, ho capito, però posso muovermi? No, aspetta. Facciamo cazzare. L'ho attivata in teoria, no? Dai. Mi si è bloccato. No. Fanculo. È andato, è andato, è andato. Sozzo, è andato. Però che tuffo, Devo dire che è molto, molto agile. You deserve a medal for your work here today. Grazie. You're not getting one. Ma no, vabbè, grazie, grazie. Molto gentile. Bene. Perfetto, continuiamo, facciamo anche un'altra. Che abbiamo perso un po' tempo con le personalizzazioni. Addestramento di oggetti utili 3D8. Questa missione ti insegnerà a usare gli oggetti utili in combattimento corpo a corpo. Fai molta attenzione, gli oggetti utili possono influenzare notevolmente il gioco. Vai. Vediamo che oggetti utili abbiamo. Tipo mannaia, robe amichevoli comunque, sono convinto. Unfurl the flags, shout hooray and salute something. Welcome to the third of our victorious or potentially utterly disastrous training. Ecco, grazie per il disastro. Best to be honest. Drammaticamente disastro. This is the arena of hand-to-hand combat, manly worm fighting. You'll learn all about utilities and close combat weapons. We're not chucking explosives at each other now. Oh no, it's time to feel their dying breath on your laughing face. Or vice versa. Like I said, best to be honest. Ok, era meglio la prima opzione, sinceramente. Raccogli questo, ok, quindi andiamo a mani nude, proprio alla Rambo. Seleziona la fune. Già l'inventario da come... Quello cos'è? Interrompi turno, ok. Già l'inventario da quanto è denso, quindi... per sparare, dondola e accoscia... Ma dove la sparo, scusa? Non credo che funzioni lì, infatti. Aggancia qui. Cosa? A meno che non devo tirare. No. Ah, ok,
perfetto. Aspetta, momento. Vai. No, cazzo. Non lì, dove... Minchiati. Aspetta. Vai, salta. Prendi la cassa. Sezione del pugno di fuoco, vai. Ok. Vai. Non è morto. Ok. Perfetto, ce ne sono un fottio di sti cose. Allora, vediamo un attimo come fare. Là sotto non ci possiamo andare perché c'è del fuoco. Dai. Jetpack, ok. Mamma mia che figata. C'è pieno di oggetti cazzuti e cattivi. Ma c'è anche il caschetto. That crate handle with full width, 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 full width. Vabbè, sembrava si fosse bloccato. Allora, così, per attivarlo, così, mamma mia. No, vai. Oh, piano. Occhio. Ok, disattiviamo. Torniamo con i nostri. Mazza da baseball. Mamma mia, se siamo cattivi. Mira con... È andato. Perfetto. C'è un altro lì sotto. Ok. Secondo me dobbiamo andare con il jetpack, no? Paracadute. È il momento di usare quel paracadute con cui non ti sei mai addestrato. Te accanto alla cassa, se ci riesci. Tanto non ha parlato più, ma secondo me se... Tipo qualche problemino con la voce del soggetto. Premendo A. Guarda che figata con il cappello. No, aprilo. Che testa. No. Oh, ma si è bloccato. Oltre ad essersi piantato, ma siamo morti, mi sa. Guarda là. Fanculo. Usa la palla di drago. Avvicinati al nemico e premi A. Mamma mia, la palla di drago. Occhio alla mina. Bella. Da qui non possiamo andare da nessuna parte. Non è vero, perché ci possiamo sparare, secondo me. A parte il fatto che i tuoi amichetti non si aspettano un attacco con il teletrasporto. Prendi la cassa e fai ciao ciao. Addirittura anche il teletrasporto. Figata. Se non fosse che sono praticamente morto, maledizione, perché mi hanno maciullato lì. Seleziona un punto dello scenario con L e teletrasportati con A. Qui. Ok. Bella. Seleziona la spintarella. Cioè, veramente un arsenale completo. Avvicina al nemico e usa la spintarella. No, bellissimo. Tanto guarda come ride. È il momento di sganciare l'asino di cemento e innalzare la tua statua, amico mio. Ma anche no. Bene. Beh, ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui. Abbiamo dato un'occhiata non proprio approfondita di questo titolo, ma comunque abbiamo già visto un po' come funziona. Ci sarà sicuramente molto altro da vedere, però noi daremo, cioè facciamo così per questa rubrica, un paio di video random. Adesso abbiamo visto quelli all'inizio. Spero che questo gioco, ragazzi, vi sia piaciuto. Mi raccomando, come detto, mettete un bel mi piace, condividete, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi alla pagina Facebook per seguire i prossimi video. Mi sa che si è piantato, non lo so. Per seguire e votare soprattutto il gioco di prossima settimana. Noi comunque, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per aver seguito questo appuntamento con gli arcade e un saluto a tutti da quel tale Ale.